spettatore ha sostanzialmente ragione. Io personalmente ho sempre ritenuto il governo Monti come un esproprio della volontà popolare, no? La politica tout court non è stata in grado di gestire la situazione, questa maggioranza, la maggioranza di governo che sosteneva Berlusconi dopo la scellerata scissione di Fini, obiettivamente entrata nelle sabbie mobili e non è stata più in grado, a causa dei viti incrociati della Lega da una parte, degli scilipoti dall'altra, di prendere decisioni sostanziali. E a quel punto, secondo me, l'errore strategico di Berlusconi è stato quello di non chiedere immediatamente le elezioni, ovvero una volta che Fini ha tradito il mandato conferitogli dagli elettori fondando un suo partito, scelgo il gruppo del PDL, Berlusconi doveva dire: benissimo, cari italiani, la maggioranza che è uscita dalle urne non esiste più, Fini ha dimostrato chi è, vi chiedo di nuovo la fiducia perché ho queste cose da fare e per farle mi servono i numeri in Parlamento, cosa che evidentemente non c'è più stata per poter governare agevolmente. Va detto però che una colpa della politica tout court, quindi destra, sinistra, non dell'ultimo anno, degli ultimi due anni, ma degli ultimi 10 anni, è stato un totale immobilismo, la sostanziale incapacità di prendere decisioni al momento anche impopolari, ma non, per decisioni impopolari non mi riferisco all'aumento delle tasse, che anzi per quanto mi riguarda si dovrebbe davvero insomma, cominciare prima o poi quella famosa rivoluzione liberale con le due aliquote del 20 e del 30. Mi riferisco a decisioni che, ad esempio, adesso si parla del caro benzina che si ripercuote sui trasporti, quindi sui costi dei beni di prima necessità. Perché in Italia non si è mai investito sul trasporto su ferro, ad esempio? Perché tra l'altro non si sono create nuove Alessandro, ha scritto anche questo libro adesso che vorrei che non è che molto allineato con tutte le posizioni del suo partito. Dopo cosa vai ci dice anche come un libro un po'... Insomma, prende decisioni ben distaccate in alcune situazioni, no? Beh, piuttosto scomode, però... E dopo le vediamo, allora dopo ne parliamo. Fusione a freddo tra Forza Italia e Alleanza Nazionale ha generato un partito non partito. Attualmente il PDL deve ancora gerarchizzarsi, deve strutturarsi, deve celebrare i suoi congressi locali, deve istituire le primarie per scegliere i candidati. In questo quadro... il cambiamento di una legge elettorale che esclude gli elettori dalla scelta dei propri rappresentanti da mandare in Parlamento è sicuramente è un punto strategico. Il PDL deve crescere, deve cambiare parecchi suoi rappresentanti. Parliamo di ricambio, faccio un nome, il nostro capogruppo alla Camera, Fabrizio Cicchito, per il quale peraltro ho grandissimo rispetto. Sapete da che anno siede in Parlamento l'onorevole Cicchito? Del 1976. L'anno in cui sono nato. Fini e Casini, che si presentano come l'alternativa, come il nuovo, siedono in Parlamento dal 1983, D'Alema e Veltroni dal 1986, quando ancora c'era il muro di Berlino. Stiamo parlando davvero di un'altra epoca e di un altro mondo. Io credo che, ferma restando poi l'importanza dell'esperienza dei singoli che possono certamente continuare a dare il loro contributo, io credo che ci sia bisogno di un grosso ricambio, soprattutto per una questione di stimoli, ma anche perché è cambiata la società. Per questo, no? Il funzionamento del sistema in generale, certo, tagliare le spese è l'ordine del giorno perché molto, in modo molto elementare noi spendiamo più di quello che incassiamo. È anche vero però che la macchina dello Stato che non può più permettersi di andare avanti in questo modo. Pensiamo al sistema bicamerale perfetto, alla legge elettorale di cui parlavo prima. Cioè in Italia esiste una difficoltà a prendere decisioni per un problema che ormai è sistemico. Ci ha provato il centro-sinistra, ci ha provato il centro-destra. E il risultato qual è stato? Con chiaramente diversità che fanno parte delle diverse coalizioni. Il risultato è stato però che nessuna delle coalizioni è stata in grado di governare per 5 anni consecutivamente, se escludiamo il governo Berlusconi che è andato dal 2001 al 2006. Questo significa che bisogna mettere mano in modo serio all'architettura istituzionale. E penso anche, quando parlo di taglio delle spese, penso anche alle privatizzazioni. Abbiamo parlato tantissimo di liberalizzazioni, parliamo di privatizzazioni, parliamo di privatizzare
le poste, parliamo di privatizzare la RAI, questi famosi carrozzoni che costano alle casse dello Stato tantissimi soldi. Allora, io vorrei fare una battuta in merito a quanto diceva l'ascoltatore prima, liberalizzazione e costo della politica. Una mia proposta sarebbe quella di liberalizzare la politica, ovvero cambiando sistema, tornando a restituire agli elettori la facoltà di scegliere chi mandare in Parlamento, liberalizziamo la politica dai politici nominati e restituiamo il potere agli elettori di poter scegliere a chi affidare le proprie istanze e poter chiedere costantemente il loro conto, perché oggi, torno a ripetere, con questo sistema elettorale il territorio non ha dei riferimenti certi, sta poi alla coscienza del singolo deputato, del singolo senatore, comunque fare gli interessi del proprio territorio, altrimenti risponde solo ed unicamente al segretario di partito che lo ha nominato in Parlamento. Questo. Mi permetti, attinente al tema, cito dal mio libro La destra che vorrei, un grande presidente americano, nel capitolo che si intitola Impopolare se necessario, cito una sua frase che dice: un uomo fa il suo dovere rispetto alle conseguenze personali, nonostante gli ostacoli, i pericoli e le pressioni. E questo è il fondamento della moralità umana. In qualsiasi sfera dell'esistenza, un uomo può essere costretto al coraggio, quali che siano i sacrifici che affronta, seguendo la propria coscienza, la perdita dei suoi amici, della sua posizione, delle sue fortune, persino la perdita della stima delle persone che gli sono care. Dai ritratti del coraggio del grande compianto John Kennedy, la dimostrazione del fatto che chi ha la responsabilità di gestire il potere e la cosa pubblica debba prendere le decisioni non in base al consenso, ma in base agli interessi della nazione, in quali che siano le conseguenze che egli stesso e il suo consenso possano causare. Palmangi, come frase? Condivido assolutamente. PDL, buonasera Nardone. Grazie Paola e buonasera a tutti.